magnifico e onorando padrone. Ecco, come promesso, la prima delle lettere mie de Salai, servo vostro umilissimo, e perdonate se non so cosa da leggersi con gusto, signor padrone, perché io vengo dal popolo, e non ho studiato, e l'unico maestro che ci ho avuto è stato il patrigno mio, e parlo e scrivo solo la lingua nostra di Fiorenza. Però farò del mio meglio, e mi spiace se ho già scritto qualche errore. Ma stanotte non ho dormito granché, e ci ho un po' di... Mi hanno portato due focacci con erbette. Io ci avevo una fame cane e ti ho mangiato subito la focaccia più grande. Ed per questo Leonardo mi ha rimproverato. E io gli ho chiesto: scusate, padre mio, ma quale avreste scelto voi? Ed lui ha detto: per buona creanza avrei preso la focaccia più piccola. Ed io gli ho risposto: infatti è proprio quella che vi ho lasciata. Però Leonardo non si è divertito alla facezia mia. Anzi, è rimasto ingrugnato per tutto il pranzo ed quasi non ha toccato cibo. Peccato, perché la focaccia era buona assai ed alla fine mi sono mangiato anche metà della sua. Così impara a tenere il muso. Il vostro sempre zelante, Salai. Ci eravamo un po' stufati di sentire una serie di scemenze sulla vita di Leonardo da Vinci e sul suo preteso esoterismo, e abbiamo cercato con questo nuovo libro di riportare un po' di verità storica su questa figura che è stata così sfruttata per fini non sempre leciti e chiari. Oh, visto? Guarda, quel palazzo che Alessandro VI donava ad Ascanio Sforza non rimase proprietà di colui che riceveva la donazione, se non come cancelleria, capito? Leone X lo ha donato ai cesarini. Certo. No, questo mo lo aggiungiamo. Cioè, che era un bambino quando è morto. Dobbiamo fare pure quell'altra correzione. Segniamolo un po'. Facciamo un po' così. Questo qua. E allora non abbiamo sbagliato a mettere i 7 anni. No, ma guarda, avevamo controllato, okay. Tranquilli. Il problema non è tanto di avere buoni rapporti o cattivi rapporti con una chiesa, con la chiesa, con questa o quella chiesa. Il problema, io credo, della verità e dell'onestà e dei fatti storici. Ci sono fatti storici che danno fastidio e possono dare fastidio alla chiesa o dare fastidio ad altri. E in Salai alcuni lettori saranno sorpresi di vedere che non ce la prendiamo assolutamente con la Chiesa Cattolica. Il più antico manoscritto della Germania di Tacito risale probabilmente al IX secolo d.C. Questo libro è al centro della vicenda di Salai, perché i fermenti che poi porteranno alla rivoluzione protestante, che è una rivoluzione religiosa ma anche politica, iniziano proprio negli anni in cui Salai si trova a Roma. Nel corso degli ultimi 2 secoli si sono levate più voci di studiosi che hanno affermato che la Germania di Tacito in realtà è un falso. Le storie più interessanti, le storie vere più interessanti, sono proprio quelle che si nascondono dietro la falsificazione di documenti che per secoli sono stati creduti veri e che hanno fatto la storia. Clementissimo padrone. Oggi Mastro Leonardo vuole rifarsi la tintura bionda, perché nonostante la gran capigliatura che ci ha, i capelli bianchi si vedono de novo. E te mi ha comandato di cercare un barbiero, perché gli hanno detto che a Roma ci stanno alcuni che sono tedeschi e te sono buoni. Al padrino mio li gusta curare la figura, anche se poi è tutto lavoro sprecato, perché tanto non si cerca mai una bella femmina, che invece famoso come lui ne potrebbe avere 10 o 12 al giorno. Ed è proprio vero quel proverbio, signor padrone, che chi ci ha il che pane non si sa mai. A Ser Leonardo non vorrei stargli appiccicato come la cacca al culo, perché anche uno con la capoccia svanita come lui si può mettere in sospetto. Ma ne manco voglio togliergli la mia buona compagnia, perché senza de me gli capita sempre qualche disastro, perché Leonardo è miscredente e per questo gli va sempre tutto a schifo, perché secondo me quelli che non credono a Gesù e alla Madonna ci hanno la iella, anzi mi pare che forse ve l'ho già detto. Vostro fidato servo, Salai. Va bene. Beh, come donna non vorrei dirlo al pubblico, ma diciamo che ciò che amo in Salai è anche ciò che amo in mio marito. Come in tutti i giovanissimi uomini, Salai diventerà poi
un uomo più tardi. Sono io stesso curioso di vedere come diventerà. Landsknecht. Sì, Landsknecht, no? Sì. Da difendere, quindi. Gente d'arno e mercenari. Quindi c'è un catenaccio. Questa è pure la roba romana per caso. Man gibt's eigentlich genug Wahrheit, um einen historischen Roman zu schreiben. Man reicht es nicht für einen. Mai. Padrone mio, buonissimo et augusto. Come dicevo, da quel momento ero libero di muovermi dentro al palazzo del cerimoniere del Papa. Però il pericolo era grande, perché se me beccavano gli servi, come minimo me accusavano di rubare, et finivo con le bale tagliate a fette come due ova sode. L'unica cosa che mi interessava... La Fiorenza a Roma mi costa un mucchio di denari. Quindi vedete, signor padrone, che il patrigno mio, in questi tempi dove l'Italia è tutta in armi, va offrendo agli eserciti del Papa macchine buone da guerra, invece di utilizzare lo ingegno suo per la città nostra. In una parola, Leonardo è venuto qui a Roma a tradire Fiorenza, e lascio giudicare a voi se ciò sia bene o male. Servo vostro fedelissimo, Salaì.